Pagelle, pagelline, pagelle, pagelline, pagelle, 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 pagelline. Buon pomeriggio amici dello Zoccolo Duro, oggi doppio video, si fanno anche le pagelle, pagelle di tutto. Ovviamente vi ricordo come sempre, per chi vuole risparmiare sulle bollette di luce e gas, vi lascio la mail in descrizione, scrivetegli a Mirko, è gratis, a gratis. Mandategli una mail e lui vi spiega come si fa. Che minne! Per chi sa cosa vuol dire che minne, avete già capito. Detto questo, vi ricordo l'ultima cosa, che venerdì sera, domani sera alle 22, live su questo canale con il Tringer Rasta, la Milano Rossonera, si parla di tutto e di più. Di più e di tutto, di tutto e di più, di più e di tutto, di Arnaud, del mercato, del Milan, degli arbitri maledetti, di tutto, tutto quello che succederà. Allora, andiamo con le pagelle. Bom, 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 bom. Faccio come faccio come fa il mio amico Alex, che saluto. Mio amico, in realtà non ci conosciamo, però faccio come fa Alex. Vado velocissimo, passa un quarto d'ora e poi ridice. Vado velocissimo, passa un altro quarto d'ora e se vai velocissimo e passa un quarto d'ora. Vabbè, niente, questa è una piccola citazione, lasciamo stare. Detto questo, Donnarumma, voto 6, voto 6 perché incolpevole sui gol, incolpevole sui gol, sul primo non può fare niente, sul secondo anche. Ci sono i malandrini, ci sono i malandrini che ogni volta che prende un gol il Milan vanno a cercare per forza nell'uomo proprio la ciglia, proprio no, deve essere colpa di... Non ce la facciamo a dire che Donnarumma è il portiere più forte oggi in circolazione, proprio non ce la facciamo. E quindi dobbiamo andare a trovare, no, perché se stava un millimetro più indietro lui poteva evitare. Allora, è il portiere più forte in circolazione, mettetevelo in testa. Ieri era nel posto giusto dove doveva stare. Floccari ha trovato il gol della vita. Sfortunatamente non è ancora Dalcim o un supereroe, anche se a volte sembra un supereroe Donnarumma, però non poteva fare nulla su quel gol. Purtroppo Floccari ha trovato così il gol della vita e amen, lui era nel posto giusto, perché comunque il portiere deve essere lì, perché se invece che toccargli da lì avanti fa un lancio per Floccari e il difensore è in ritardo, il portiere esce e blocca la palla. Quindi era nel posto perfetto, non era fuori dalla porta, non era, era proprio lì dove doveva stare Donnarumma, lì. Dove doveva stare Donnarumma? Lì. Perché lì c'è la minor percentuale di prendere gol di tutti, tra il lancio lungo che può intercettare, il passaggio indietro, il pallone, lì doveva stare. Floccari ha beccato quell'uno su mille, ce la fa di Gianni Morandi e ha trovato il gol. Amen. Che devi fare? Sicuramente nessuna colpa di Donnarumma e nemmeno nessun merito. Ieri praticamente tolti due gol, non ha dovuto fare niente, quindi che voto gli vuoi dare? 6, anzi gli darei proprio SV senza voto, che comunque 6 perché incolpevole. Calabria, voto. Allora, sarebbe un misto tra 5 e NG in realtà, non giudicabile. E cosa devo giudicare di Calabria, ragazzi? Sul gol dormiva come tutti, dormiva. Ha fatto il tiro della vita pure lui alla Floccari, che già solo per il coraggio di averlo provato quel tiro comunque gli vale un mezzo voto in più, da 4,5 a 5, che però purtroppo per lui non ha preso manco la porta. E no, però ha sfiorato il palo. Guarda che se tu sfiori il palo o tiri alla bandierina dall'altra parte non cambia niente, sempre un tiro fuori, perché quindi o fai gol, anche se prendi il palo, ti dirò di più, anche se prendi il palo non cambia niente, se fai gol, fai gol, e allora il voto si alza proprio come l'alza bandiera della mattina. Se invece non fai gol, si affloscia proprio come quando vedi una vecchia sdentata. Detto questo, oggi le pagelle sono particolari, ve le prendete così come sono, perché qua si fa intrattenimento, quindi le pagelle dello Zoccolo Duro sono diverse da tutte le altre. Tra l'altro vi stavo per portare a fare le pagelle, però non sono riuscito, la prossima volta. Detto questo, voto, gli metto 5 perché c'era o non c'era uguale,
uguale, identico. Anzi, quando è entrato Sam Kerr a fare il terzino, ci siamo ricordati che possiamo avere anche un terzino che spinge. Infatti, sono contento che venderemo Calabria e ci teniamo Sam Kerr. Vediamo a quanto lo vendiamo Calabria. Già se ci danno 7 milioni facciamo l'affare. Se ce ne danno 10, praticamente neanche quello lì dell'oro di Valenza faceva sti affari. Detto questo, 5. Gabbia, qua c'è un altro sassolino nella scarpa da tirar fuori. Gabbia, voto 5. Voto 5 perché ha dormito insieme a tutti gli altri, ha dormito ieri insieme a tutti gli altri. Delle volte contro Petagna l'ho visto comunque insicuro, probabilmente quel primo gol tra il tocco di mani, questa qua, l'ha un po' impaurito, è un ragazzo, è giovane. Ieri voto 5, si è sentita la mancanza di Simon, Super Simon Kier, però lo voglio lì, sempre lo voglio, non si tocca Gabbia, non si tocca, lo voglio lì e le facciamo giocare perché è un giovane fortissimo, tra l'altro molto più forte di altri giovani che vedo giocare titolari, nonostante ogni volta giocano, prendono gol a raffica, però non faccio nomi, avete capito da soli. Gabbia voto 5. Romagnoli voto 5 e mezzo, perché anche lui nella dormita generale del primo gol, ingiustificabile per tutti, sappiate che il voto più alto di oggi è 6, come vi ho detto stamattina, 5 e mezzo, perché comunque dopo ha provato, è stato sicurezza dietro, ha provato qualche volta a portarsi un po' in avanti, ha provato comunque a dire alla squadra dai sveglia, cerchiamo di fare, quindi 5 e mezzo. Teo Hernandez, qua vi sorprendo, Teo Hernandez 5 e mezzo, perché intanto ho sentito gente dare meno di 5 e mezzo, impossibile, perché lui ha fatto buttare fuori da Alessandro con una delle sue solite sgroppate. Tra l'altro quell'infortunio lì l'ha penalizzato per il resto della partita, perché lui con quella sgroppata ha preso una botta fortissima che si è fatto male, è stato sostituito perché si è fatto male, infatti non riusciva nemmeno a crossare. Lui che c'ha il piedino che non è il piedino che c'hanno gli altri, perché lui di solito sia quando crossa ma soprattutto quando tira è uno che non tira a caso, quindi gli faceva male, di conseguenza che voto gli vuoi dare? 5 e mezzo, avrebbe meritato molto di più se non si fosse fatto male, però si è fatto male, 5 e mezzo, perché poi alla fine è dovuto abbiamo dovuto sostituire con l'Axalt, e una volta messo l'Axalt hai capito che era meglio che non lo mettevi, perché quello crossava a caso, non ha fatto un cross utile l'Axalt, uno utile non l'ha fatto, vado io a crossare, ma è difficile capire che se crossi a palombella sono tutti dei difensori, devi crossare bene, che poi sei mancino, continui a fare la finta su mancino quando potevi crossare, per crossare male di destro, ma che sei proprio un treccina sei, eh. L'Axalt voto 4, ve lo do subito, 4 voto di L'Axalt, è entrato, non ha azzeccato un cross, falli a caso, alcuni falli proprio a caso, peggio cosa doveva fare? Doveva fare un'autorete, cosa doveva fare peggio? Dai, L'Axalt, prepara le valigie e i bagagli che manco a Torino ti facevano giocare, fanno giocare Ole Aina, cioè ti rendi conto che se uno fa giocare Ole Aina, scritto Oina, al posto tuo, vuol dire che sei proprio scarso, e io che ti davo pure fiducia nell'Uruguay, titolare della nazionale, che sei arrivato pure ai quarti, sei fino a dove che sei arrivato, ho detto sono contento quando abbiamo preso l'Axalt. Delusione totale. Tanto lo metti nel 3-5-2 di Conte e diventa un fenomeno pure lui. Vabbè, vedremo. Via via, pagare e andare. Quindi, abbiamo detto, Teo l'ho detto. Centrocampo, Benasser, voto 4 e mezzo. Ragazzi, voto 4 e mezzo. Sto giro Benasser, che è fortissimo. Ieri male. Sono un paio di partite che lo vedo un po' stanco. Ieri fondamentalmente non è servito a niente, cioè tutte queste geometrie, ci voleva un guizzo in più. Ieri non mi è piaciuto Benasser, 4 e mezzo, tutti i voti grigi, nonostante il rigore che ci ha maledetto voto dagli arbitri, arbitro voto 5, perché l'arbitro gli do qualche giustificazione perché in campo magari gli è sfuggito, VAR voto 2,
due, perché c'è lì, c'è un televisore, si vede, fallo di mano, e manco glielo dice all'arbitro, voto due, due. Senza, se, senza mano. All'arbitro gli do 5, che comunque ha fischiato prima, cioè fanno delle robe contro di noi, fanno delle robe, che poi sembra che noi siamo dei piangina, no? In realtà io non me la prendo con l'arbitro, io me la prendo con la società, perché il piangina pensa che lui è la vittima e se la prende con tutti gli altri. Mentre io, che non sono piangina, non me la prendo con gli altri, me la prendo con la mia società, che non si fa sentire, non si fa rispettare. Perché gli altri vengono rispettati e noi no? La colpa di chi è? Nostra. Quindi io me la prendo con noi stessi, con la mia società me la prendo. Infatti domani ne parliamo col Trinca. Questa è la prima, proprio la prima cosa che gli dico, questa, che dobbiamo farci rispettare. Poi, chi ha giocato a centrocampo? Çalhanoğlu, voto 5 senza se, senza ma. Quando sei lì e ti abbia preso, non ti mai importa, non fai mai gol. Ti arriva la palla 100 volte al limite dell'area e non fai mai gol, non fai l'assist, non fai gol, poi tu dici gli erano annullato, va bene, che lì aveva fatto il numero comunque Rebic, il velo eccetera, che l'aveva presa male pure lì, tra l'altro. Non ci siamo. Ieri non mi è piaciuto, è inutile, poi ditemi come volete, ieri non mi è piaciuto. Paquetà, voto 5 pure a Paquetà, perché si è impegnato, si vedeva che aveva voglia di fare, aveva il dribbling, aveva, ci ha messo la volontà, ci ha messo il fisico, ci ha messo il fiato, però non si conclude, e quindi cosa facciamo? Tutto fumo e niente arrosto? E cosa me ne faccio? Ve lo ripeto, il calcio è concretezza. Quindi io voglio il giocatore concreto. Ti impegni, devi fare gol, devi fare la, devi, dobbiamo vincere partite. Se no non mi servi, non mi servi. Chiaro? Chiaro. Poi, chi abbiamo? Casti! Purtroppo si è fatto male, che gli vuoi dare? Senza voto, ragazzi, gli do 5 e mezzo perché forse c'era anche lui quando abbiamo preso gol, ma in realtà è un senza voto. Casti, purtroppo si è fatto male, che voto gli vuoi dare? Semeker, voto 6 perché comunque ha sbagliato i primi due cross, poi invece era l'unico che almeno la metteva dove la doveva mettere, almeno quello. Poi l'ho visto intraprendente, mi ha fatto ricordare che il terzino può salire e spingere, quindi Semeker, voto 6, più di 6 non gli do a nessuno, ve lo dico. Semeker, voto 6. Poi Leao, migliore dei nostri, voto 6, perché più di 6 non glielo do a nessuno, 6 più. Mi è piaciuto come è entrato, muto anche quando ha fatto il gol, senza fare gesti, serio, sponde, scelte giuste, qualità, gol, stop, l'appoggiata. Mi è piaciuto ieri Leao, ragazzi. Secondo me le qualità il ragazzo ce l'ha, bisogna vedere se c'ha la testa per poter mettere a frutto le sue qualità. Ibra, voto 5 e mezzo. Così vuoi dare a Ibra? Ovvio che se gli danno rigore lui lo segna, te lo segna, però fondamentalmente entrato non è che può fare i miracoli, anche se lui è Ibra. 5 e mezzo. Buonaventura, voto 5 entrato. Per il primo quarto d'ora che è entrato non mi sono accorto nemmeno che è entrato. Poi me ne sono accorto un po' alla fine, ma 5. Buonaventura, voto 5. Li ho detti tutti? Casilleco, Paquetà, Çalhanoğlu, li ho detti tutti. Rade Krunic, ma perché non me lo fai giocare manco 5 minuti? Punto di domanda. Che sì, ecco che mi stavo dimenticando. Che sarà, che sì. 5. Voto 5 pure a lui. Immobile, anche lui sul gol. Cosa stava guardando? La Madonna di Lourdes? Cosa stai guardando sul gol? Poi il nulla totale. Ovvio, gli arriva la palla al limite. Sei più tu a dirgli no, non tirare, che è meglio che lui proprio a pensare di tirare. Quindi cosa gli vuoi dire? Che sì, voto 5, basta. Pioli, voto 6 e mezzo. 6 e mezzo, ho detto a Pioli. Perché cosa deve fare quello lì? Ha fatto tutto quello che doveva fare. Ha messo la squadra 50 volte davanti alla porta, 50 volte a fare le azioni che dovevano fare, e se poi non segno, fai la scelta sbagliata, che colpa ne ha Pioli? Che colpa ne ha Pioli? Non ha colpe. Voto 6 e mezzo. Con questo è tutto, ragazzi. Fatemi sapere i vostri voti delle pagelle, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, e noi ci vediamo
alla prossima. Fatti bravi. Ciao.